Ciao ragazzi, Rufus Garage nuovamente con voi. Nel video precedente abbiamo visto come si apre una frizione di un Piaggio Sì, Ciao, Bravo. In questo video andiamo a vedere come la si chiude. Sul canale qualcuno ha scritto che per chiuderla è sufficiente premere con un piede sul piattello, questo, mantenere fermo con una mano e poi avvitare con l'altra, ma vi assicuro che non è semplice, non è semplice affatto. Allora, io devo darvi dei suggerimenti che vi mettano in condizione di lavorare in sicurezza. Allora, cosa farò? Mi munisco di un estrattore, aggancio la frizione andando a prendere il piattello. Nel foro della frizione metto una moneta da 50 centesimi. Un attimo solo che la moneta è sfuggita. Così spero che si veda. Comincio ad avvitare. Come vedete, la molla sta andando in compressione, perché faccio leva. Ecco, devo stare attento solo che il piattello si mantenga un attimo. Svitiamo di nuovo. Ci vuole. Devo lavorare in verticale, ragazzi. Speravo di farvi vedere meglio, ma se non sto in verticale. Allora, posiziono la moneta da 50 centesimi nel foro della frizione. Aggancio bene il piattello con l'estrattore. Avvito. Faccio attenzione che la molla stia sempre in verticale. Poi ragazzi, mai, mai rivolgere il piattello verso il viso. Mai. Perché la molla è in trazione e in compressione. E ora comincio a girare con una chiave inglese. Devo chiuderla. Fino a fare uscire la filettatura. Ecco, vediamo a che punto sono. Guardate, sta avvitando. Devo fare in modo che il piattello stia dritto. Svito un po' perché sto avvitando storto. Questo è l'unico inconveniente, ma pazienza. Devo centrare meglio la frizione. Ecco fatto, la tengo dritta e riavvito. Bene, si sta avvitando in maniera verticale. Devo chiudere, continuo. Sistemo meglio la frizione perché svitiamo un altro po' e rimettiamo dritta la frizione. Non so perché, arrivato a un certo punto, mi avvita storto. Sto svitando, riposiziono tutto come si deve.
così. Ecco fatto. Ora riesco ad andare a mano. La moneta da 50 centesimi ovviamente ve la giocate, perché innanzitutto si piega, si fora, ma la sacrificate per non farvi male. Avvitiamo, controlliamo la filettatura, è uscita. Guardate ragazzi, cosa faccio? Posiziono l'altro piattello, mai rivolgere la molla verso il viso, mai ragazzi, mai. Prendo la rondella, la posiziono, prendo il dado, lo avvito. Ovviamente questo andrà avvitato comunque con una pistola ad aria compressa da gommista e quant'altro. Cosa faccio ora? Svito vedete, la mia moneta da 50 centesimi si è piegata, ma è stata sacrificata per una buona causa. La nostra frizione è chiusa. I piattelli scorrono. Questo non l'avvito perché tanto dovrò smontare tutto. Non ribatto la rondella perché dovrò smontare tutto, perché il mio intento è sostituire le massette e fare una bella revisione a questa frizione. Poi vi mostro altri lavori come stanno progredendo. Questo è il cilindro Polini. Riverniciato un po' con uno strato sottile di vernice nera ad alte temperature 800 gradi. Sul canale mi hanno scritto che non bisogna verniciare perché andiamo ad inficiare un po' lo scambio termico. Sì, ma ho messo veramente un velino di vernice. E comunque guardate che bel cilindro. Qualcuno mi ha anche scritto: ma cosa scrivi? È impossibile che il cilindro sia nuovo e le fasce siano consumate. E io ho aperto un motore usato che ho comprato su eBay, e di cosa ci sia stato fatto prima che io lo acquistassi non lo so. Nulla impedisce che qualcuno abbia montato su un cilindro in buone condizioni un pistone con delle fasce consumate. Io avevo il dovere di misurare la tenuta delle fasce. Le fasce secondo me non andavano bene e le voglio sostituire. Poi se qualcuno è in grado di dirmi da un video che il cilindro è buono e le fasce erano pure buone e che io ho detto fesserie, va bene, pazienza. E tengo a precisare un'altra cosa: io per lavoro sono un impiegato di banca, questa è la mia passione, quindi non prendete per oro colato quello che vi dico, io vi mostro la mia esperienza e come ho risolto i miei problemi. Questo cilindro Polini verrà montato nuovamente e questo motore finirà in mano a un nuovo proprietario. Guardate, qui si vede ancora un po' di ruggine perché non ho voluto andare a verniciare proprio su questa parte per evitare di far andare vernice nel cilindro. Questo invece è il cilindro Alfa R, che come potete vedere, vi faccio vedere, questo è il cilindro Polini. Vi illumino un po' così vedete le luci. Cilindro Polini, guardate l'aspirazione, le luci di aspirazione. Farvi vedere bene, aspirazione, si vede, ecco fatto così. Questo è il cilindro Alfa R sul quale sto lavorando pure, anche qui aspirazione, come potete notare è uguale, anche guardandolo ad occhio i travasi, come qualcuno ha tenuto
a dirmi che si chiamano travasi, ma io so che qualsiasi apertura sul cilindro si chiama luce, il condotto è un travaso, cioè da questo punto in poi in dentro è travaso, l'apertura sul cilindro è una luce, però hanno puntualizzato anche su questo travaso, stesso travaso sull'alfa R. Praticamente l'alfa R è una copia del Polini, un Polini rimarchiato. L'unica cosa, l'unica differenza che c'è forse è proprio nelle fasi. Vedo che l'alfa R ha scarico e luci leggermente più alte, almeno così sembra ad occhio. Poi bisogna vedere se è vero o no e andrò a misurare le fasi e vedremo come si fa anche questo. Ragazzi, spero di esservi stato utile anche questa volta. Mettete like, iscrivetevi se vi va e impariamo a smontare le frizioni e a rimontarle. Ciao ragazzi!